Allora, siamo a Vienna e stiamo andando a mangiare in un ristorante tradizionale, perché quando si visita una città bisogna immergersi nella cultura, nella tradizione, ma soprattutto nella tradizione culinaria, perché è da lì che si scoprono e si capiscono molte cose. Quindi ci vediamo dopo. Prima però vi ricordo che il fine dei miei video è quello di diffondere il mio pensiero sull'argomento, per creare dibattito all'interno della community e scambiarci pensieri e consigli nei commenti. Quindi se non l'hai ancora fatto, metti mi piace, iscriviti al canale e attiva la campanella per restare sempre aggiornato su questi contenuti. Allora, siamo appena arrivati in questo ristorante, abbiamo appena ordinato e abbiamo ordinato un po' di cibo tradizionale. Adesso lo portano e diamo un'occhiata un po' meglio. Nel frattempo non può mancare una bella birra. Molto buona. Stavo cercando un pochettino online prima i prezzi in generale del cibo qui a Vienna e ho visto, mi è comparsa la ricerca su Google del prezzo della cotoletta di Vienna e andava dai 14 ai 16, poi ovviamente varia in base al posto dove si va a mangiare, no? E c'erano tanti italiani che si lamentavano del prezzo troppo caro. Nella stessa pagina c'era tipo cotoletta alla milanese prezzo, ho cliccato lì, praticamente dava a Google la cotoletta alla milanese dai 25 ai 35 euro. Allora, iniziamo con un piccolo antipastino di un formaggio di capra grigliato accompagnato da un po' di verdure tipo insalata. Questo è il piatto. Adesso lo assaggeremo e vi faccio sapere. Questo è il formaggio di capra grigliato. Buono. È molto buono, salato, ha tipo ovviamente la consistenza tipo di ricotta salata, anche un po' il gusto, si sente il retrogusto di capra perché ti dà questo proprio questo gustino. Devo dire che non è male, molto buono. Un peperone. Nel frattempo la prima birra è quasi finita. Serviva per aprire, diciamo, per bagnare lo stomaco, per aprirlo, così ci entrano più cose. Indispensabile prima di mangiare, una bella birra, consigliatissima, mi raccomando. Allora, sono arrivati i primi piatti. Abbiamo, come vi dicevo prima, abbiamo ordinato una grigliata mista di carne, pollo, manzo e vitello, accompagnata con un'insalata mista, una salsa alle cipolle e poi delle patate tradizionali che fanno qui e la classica cotoletta viennese. Allora, questa è la grigliata mista. C'è l'insalata, c'è il melograno, cetrioli, cipolla, un po' di tutto praticamente. Thank you very much. Poi abbiamo preso una cotoletta, classica cotoletta, per intenderci. Grande quanto la mia mano e io vi assicuro che le mani ce le ho grandi. Il goulash che assaggeremo e faremo il confronto con tutti i goulash che abbiamo provato fino adesso, quello di Budapest, quello che abbiamo provato in Repubblica Ceca, insomma faremo il confronto. Goulash in Islanda, sta viaggiando. Cos'è una zuppa? Queste sono patate lesse,
con una salsa. Adesso pian piano assaggio e vi faccio sapere. Nel frattempo io ho ordinato la seconda birra, perché la prima serviva, diciamo, a bagnare lo stomaco per far entrare tutto il cibo, e adesso iniziamo a fare veramente sul serio. La grigliata era accompagnata da queste french fries che servono sempre, non fanno mai male, le patatine fritte ci stanno ovunque. Questa salsa è da provare particolare. Intanto assaggiamo il pollo con questa salsa di cipolle. Buono, buona anche la salsa. Secondo me è solo un po' troppo cotta, infatti è leggermente gommosa. La accompagniamo con questa salsa. Buona. Buona sia la salsa che la carne. È un po' troppo cotta. Poi sono dei tagli molto, cioè che non si capisce nemmeno che taglio è. Sappiamo solo il tipo di carne perché l'abbiamo ordinato, però il taglio non lo saprei riconoscere da questi pezzi di carne. Però devo dire che con tutta la cottura un po' troppo avanzata, devo dire che è buono. Questo dovrebbe essere maiale, perché era una grigliata mista pollo, maiale e manzo. Che accompagniamo sempre con la nostra salsa di cipolle. Se mi vedesse mia madre mangiare l'insalata, perché io a casa non ne mangio mai, però devo dire che ogni volta che vado fuori, che esco, la trovo piacevole, perché comunque sgrassa un po' tutto il cibo e mi serve. Poi io lo utilizzo sempre come contorno, non, cioè proprio il minimo indispensabile. Adesso assaggiamo la famigerata botoletta viennese, che in questo caso, gli hai messo il limone? Io preferisco il limone, che in questo caso te l'accompagnano sempre col limone, che in questo caso l'abbiamo presa di pollo perché già c'era la grigliata mista, allora abbiamo evitato di prenderla di altre carni. Allora, parliamone. Non è male, non è male. Però secondo me il pollo è un po' troppo spesso, vero? Sì, anche la panatura un po' troppo unta. Anche la panatura un po' troppo unta. Poco. Non è male nel complesso, però mi aspettavo qualcosa di meglio. Se ci fate caso è un po' troppo unta. Vedete?
E la paratura non è attaccata al pollo, ma si stacca con molta facilità, praticamente come se fossero due cose separate. E anche il gusto della paratura non è, cioè, è un gusto che, mi è nuovo, ecco, non è come se utilizzassero un pangrattato diverso. Allora, queste patate invece è un piatto tradizionale che fanno di solito qui. A vederle così sembrano delle patate lesse con una cremina, ci sono delle cipolle crude all'interno. Assaggiamole e vediamo di che cosa stiamo parlando. Allora, è come se fossero immerse in questa salsa tipo yogurt, non riesco a distinguerla bene, ma c'è tanto aglio però dentro, cioè, si sente l'aglio abbastanza, adesso andiamo a assaggiare il goulash, che a vederlo la consistenza, vedete, è tra quello che ho provato a Budapest e quello che ho provato a Praga, perché a Praga era molto, forse anche troppo denso, a Budapest era proprio un brodo, era liquido, era tipo una zuppa, qui è la via di mezzo, non è né troppo liquido né troppo denso. Andiamo all'assaggio, non so cosa siano questi. Intanto assaggiamo il goulash, che sono ovviamente dei pezzi di carne, come già abbiamo parlato e potete vedere nei miei video precedenti dove abbiamo provato il goulash. All'interno ci sono questi pezzi di carne. La carne si scioglie in bocca, però non mi fa impazzire il gusto della carne e nemmeno di questo goulash proprio. Ho assaggiato di meglio, assaggio questo che non so cosa sia. Non capisco cos'è. Sembra un pane fatto da loro, bevuto nel... Sì, dovrebbe essere tipo un pane tradizionale. Perché il gusto sa un po' di, lontanamente di pane. Però la consistenza è totalmente diversa. Cioè, immaginate come se fosse una galletta di riso, però morbida come se fosse pane. Il goulash non mi ha entusiasmato troppo, ho assaggiato di meglio. Patate. A parte che questo goulash è un po' salato, però proprio il gusto della salsa non mi fa impazzire, del brodo. Quanto è più denso rispetto ai goulash? Io l'ho provato ancora più denso. Ancora più denso? Ne parlavo prima. In Repubblica, cioè a Praga. A Praga l'ho provato molto più denso. Proprio era come se fosse tipo yogurt. Ed è leggermente piccante, ma leggermente.
facciamo una piccola classifica dei piatti che abbiamo mangiato. Al primo posto, secondo te, c'era il formaggio, vero? Sì, sì, delicato, fresco. Anche se... comunque, sì, però comunque il formaggio è un antipasto, quindi come pietanza in sé, secondo me la grigliata, il trisse di grigliata al primo posto. Secondo posto questa cotoletta, no, invece a me la cotoletta non mi ha entusiasmato molto. Il goulash nemmeno. Secondo posto io lo darei al formaggio. E poi a seguire metterei il goulash e solo infine la cotoletta, perché non mi è piaciuto né il pollo in sé, era troppo unto, e nemmeno la panatura, perché si staccava praticamente dal pollo, non era niente di così entusiasmante. Quindi, come prima cena a Vienna, se dovessi dare un voto, secondo me, ovviamente questo posto non è turistico, poi vi dico anche come si chiama il ristorante, proprio per evitare la classica batosta da turista, evitare quei super locali affollati che alla fine è solo il nome, ma poi quello che mangi lascia un po' desiderare, ecco. Quindi abbiamo cercato un ristorante che non fosse prettamente per i turisti. Secondo me il voto siamo sul 7 meno, sì, secondo me un 7 meno è più che abbastanza. Allora, veniamo alla resa dei conti. Abbiamo speso per un goulash, una cotoletta, un goulash ovviamente piccolo ma che ci abbiamo mangiato in tre, una cotoletta divisa sempre in tre, un antipasto con quel formaggio di capra che abbiamo visto prima, due birre, un'acqua, una coca piccola, e quelle patate lì che vi ho fatto vedere, e la grigliata, per un totale di 58,30 euro, all'incirca 20 euro, nemmeno 20 euro a testa, diviso 3. Quindi diciamo che non è nemmeno troppo caro, anzi abbiamo mangiato, io sono sazissimo. Sicuramente c'è di meglio, però come prima sera a Vienna io posso dire che ce ne torniamo in hotel con la pancia abbastanza piena e soprattutto soddisfatti. Allora, amici austriaci, non me ne vogliate, ma non so se pronuncio bene il nome di questo ristorante. Si chiama Conisofer Das Restaurant. Vi lascio poi, magari ve lo scrivo nel video, il nome esatto. Che cazzo è che dovevo dire? Ah, ecco, dovevo dire. Volevamo ordinare anche un dessert, ma ci hanno detto che non fanno dessert, quindi se avevo detto 7 meno, adesso è 7 meno meno. Cioè dobbiamo andare a casa senza un dessert, ma va bene lo stesso. Piccolo appunto, ma non tanto piccolo. Non ci hanno servito il pane, zero pane, zero. Cioè, motivo per cui abbiamo lasciato l'insalata già. Io non ne mangio di mio, mi forzo a mangiarla, ma quantomeno mi date un pezzettino di pane così io mi posso accompagnare l'insalata. Me l'avete dato, non me la mangio l'insalata, non ce la faccio. Troppo. Secondo me l'erba dovrebbe andare alle mucche e alle capre. Noi la dobbiamo mangiare una volta ogni tanto, va bene, però datemi anche una mano a mangiarla, perché io così a secco ci ho provato ma non ce la faccio più di tanto. Comunque ragazzi, il ristorante è questo qui e questa è la via, non so se riuscite a leggerlo, ve lo scrivo ovviamente anche poi direttamente nel video, però questo è l'ingresso. Allora ragazzi, direi che la cena è andata piuttosto bene. Non ha meritato un super voto, però diciamo che come prima cena ci sta tutta. Adesso stiamo rientrando in hotel perché si è fatta una certa e domani mattina dobbiamo essere super operativi perché andremo a fare
una colazione di quelle molto particolari, perché assaggeremo tutti i dolci possibili che ci entrano nello stomaco e faremo una cosa tipo assaggio tutti i dolci, vabbè, non ve lo dico. Seguitemi.